Some look forward to it. Retirement means more time for ourselves and our hobbies. Some fear a decline of physical vitality and independence. Whatever one's feelings, older Europeans are soon going to have a lot of company their own age. In 2010, 16% of the population was aged 65 and over. By 2060, a whopping 30% of the European Union's population will be over that age. At the same time, the working age population will diminish. That's why it is a patriotic duty to stay healthy in body and mind and be the least possible burden on society and one's own family. One way to keep one's mind active is by playing a musical instrument. Paolo leads a popular marching band. Tutte molte persone che suonano la nostra banda le abbiamo incontrate per strada. Ci hanno sentito suonare, hanno chiesto di poter venire a suonare con noi. Mi chiamo Elisa e sono da 2 anni nella Strada Banda. La cosa che mi piace nella Strada Banda è che ci sono persone di diverse età, profilo. Mi chiamo Arveglio e ho 61 anni. C'è una possibilità enorme, oltre che imparare pezzi e poter esercitare molto la testa, la memoria, cioè uno diventa più acuto nell'osservazione, cioè ha più concentrazione e anche la possibilità appunto di socializzare con tantissime persone. There are many ways to stay physically fit. Yoga is one of them. Whoever said you can't teach an old dog new tricks has never met Enrico. Ho 76 anni, ho iniziato a fare yoga circa 7 anni fa. Trovo che yoga mi abbia aiutato a non farmi venire tanti dolori alle ossa e quindi sto molto meglio. E penso che veramente yoga sia un bell'incontro anche con altre persone, per cui aiuta sia lo spirito che anche la mente. Mi chiamo Giovanni, ho 54 anni, ho cominciato a fare yoga da pochi mesi e poi anche perché avevo qualche problema di schiena e quindi volevo così verificare se poteva essermi di giovamento. Penso che fare yoga sia un ottimo esercizio per rimanere giovani e penso che sia anche un'ottima occasione per frequentare e per conoscere nuovi amici. Grow old happily. It's possible.